preferisce non parlare, resta così chiusa nel suo silenzio la famiglia di Marco Mazzeschi, il giovane aretino trovato senza vita a Dubai a fine dello scorso ottobre. Per la sua morte la procura di Arezzo ha aperto un'inchiesta. L'uomo si trovava negli Emirati Arabi ospitato dalla compagna. La sera del 30 ottobre, dopo una cena, sarebbe avvenuta la morte apparentemente per un infarto. A trovarlo senza vita, riverso a terra, era stata la fidanzata, adesso indagata con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Era stata lei a lanciare l'allarme all'emergenza e alla polizia, poi l'attivazione del consolato. Quindi ho chiamato immediatamente l'ambulanza quando mi sono accorta, la polizia, perché poi ho tutti i numeri di emergenza, io l'ho chiamati tutti, quelli che avevo l'ho chiamati tutti. Quando poi hanno constatato la morte, io sono stata interrogata a Dubai. Sulla salma, dopo il rientro in Italia all'inizio di questo mese, è stata effettuata l'autopsia il 15 novembre dalla medicina legale di Siena. Gli esiti sono attesi tra 60 giorni. Gli accertamenti sono partiti dopo un esposto presentato alla procura di Arezzo, sembrerebbe da una persona vicina alla famiglia di Marco Mazzeschi, per far luce su alcuni aspetti del decesso apparsi evidentemente poco chiari. Io sono ben felice che venga fatta l'autopsia, affinché venga fatta chiarezza sulla morte del mio compagno. Detto questo, ovviamente sono basita. La procura di Arezzo mantiene il massimo riserbo.